La prima esigenza di una famiglia in cui entrambi i genitori lavorano a tempo pieno è quella della gestione del bambino, non solo nel corso dell'anno scolastico, ma anche d'estate, dato che le ferie non coprono l'arco temporale della chiusura istituzionale delle scuole materne, soprattutto degli asili nido organizzati all'accoglienza dei bimbi da 0 a 3 anni. È così che l'imprenditrice Francesca Fiorelli, 6 anni fa, ha dato vita alla cooperativa Dire Fare Giocare, con l'apertura di un primo micronido a Carrara, a cui è seguita quella del nido di Bellocchi. Oggi, grazie ai servizi offerti, la cooperativa è pronta per inaugurare il 7 settembre la terza sede a Villanova. L'inaugurazione sarà giovedì dalle 18.30 in poi. Durante l'inaugurazione faremo dello spettacolo di bolle giganti per i bimbi, daremo dei gadget e faremo visitare poi la struttura. In passato i bambini venivano lasciati con i nonni molto piccoli, quindi da 1, 2, 3 anni, e quindi mandavano i bimbi dai 3 anni in poi alla materna. Invece nel corso degli anni questa cosa si è differenziata, nel senso che negli asili nidi si sono viste delle abilità che il bambino acquisisce, quindi abilità cognitive, di socializzazione, linguistiche, e quindi arrivano più preparati alla materna sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista cognitivo, relazionale. Tre strutture che, grazie alla flessibilità dei giorni e degli orari, riescono a conciliare le esigenze della famiglia e quella dei genitori che lavorano a tempo pieno. Gli orari, per quanto riguarda la sede di Villanova, sarà aperta dalle 8 fino alle 17 del pomeriggio, mentre la sede di Carrara abbiamo l'apertura sempre alle 8 fino alle 16, mentre qui a Bellocchi abbiamo un orario più prolungato che va dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 19. L'attenzione al bambino si concentra sull'inserimento, sullo svezzamento, per arrivare al momento in cui il piccolo imparerà a non utilizzare più il pannolino in previsione dell'ingresso alla scuola materna. Allora, per quanto riguarda l'iscrizione, abbiamo un incontro conoscitivo con la famiglia, che diciamo è quello che ci contraddistingue per quanto riguarda il rapporto proprio che si viene a creare con proprio il genitore, e abbiamo questo colloquio conoscitivo che farà la coordinatrice delle strutture, e poi durante la fase di inserimento verranno chiesti tutti i dati relativi al bambino, e avendo sotto comunque una scheda dove verranno appunto, come possiamo dire, messe le cose riguardanti anche allergie, intolleranze, oppure come appunto è abituato il bambino durante la sua routine a casa, quindi come dorme, che cosa mangia, quali sono i cibi che preferisce, proprio come mangia, cioè se utilizza forchetta, cucchiaino, oppure utilizza le mani, o mangia le pappine, o mangia pezzetti. Quindi si va proprio nello specifico. Abbiamo scelto il privato perché avevamo, insomma, urgenza di inserire Alessandro, mio figlio, all'asilo già da settembre, quindi per una questione di posti ho preferito avere la sicurezza di avere mio figlio all'interno dell'asilo già da settembre, insomma. La retta è sostenibile rispetto ai vostri stipendi? Per me e per il mio compagno al momento sì. Sappiamo che c'è un bonus nido da parte dello Stato, per cui quello è una buona agevolazione per noi genitori che comunque lavoriamo e abbiamo bisogno comunque di un aiuto, però sì, al momento sì. Il prossimo progetto sarà l'apertura di un agrinido, ossia un asilo nido che coniugherà tutti i benefici del centro dell'infanzia con l'educazione agricola, che porterà i bambini a vivere all'aria aperta, imparando la coltivazione degli orti, la raccolta della frutta e il rapporto con gli animali da fattoria.